Voglio rileggere tre righe di Ezio Giorgetti ai suoi amici, già citate, però sono belle. Lui era uno che non parlava, se adesso non diceva niente. Allora decide di scrivergli e gli scrive per questo Capodanno e gli dice, è un estratto, per esprimere con la penna quello che con la voce non mi riesce. Semplicemente vi dico, per me siete le persone più care che abbia mai conosciuto. Ancora una volta vi prometto, farò tutto per voi che per altri non avrei mai fatto. E gli altri cosa testimoniano? Conforti in particolare, ma anche Neumann. Giorgetti e Carugno ci hanno aiutati in tutti i modi, hanno corso rischi e ci hanno offerto un aiuto economico per aiutarci. Trascurò Ezio Giorgetti i suoi interessi personali. Bene, buonasera, benvenuti. Vedo che insomma siamo un numero non irrilevante e questo fa piacere. Fa piacere perché stasera ricordiamo un personaggio importante tra San Mauro e Bellaria, insomma attribuiamolo sia a San Mauro sia a Bellaria, non facciamo i campanilisti, e nello stesso tempo presentiamo un libro che racconta la storia di questo personaggio. Comincerei però, visto che questa iniziativa è promossa da San Mauro Industria, col patrocinio del Comune di San Mauro e voglio aggiungere anche col sostegno molto fattivo e operante, come si diceva un tempo, di Mauro Rossi, che li voglio ringraziare, e di Casadei, e anche di Primo Alessandri, che si è molto impegnato in questa vicenda, oltre al centro sociale per il centro Cempasovan, ecco, mi pare di aver ringraziato tutti, non ho dimenticato nessuno, e chiamerei la sindaca Luciana Garbuglia. Buonasera a tutti, mi fa molto piacere essere qui questa sera. Ringrazio San Mauro Industria e tutti i promotori che ha ricordato prima Miro, perché veramente è molto importante. Diciamo anche che questa serata è voluta in concomitanza con il giorno della memoria. E questo credo sia mi fa molto piacere vedere tanto pubblico, tante persone che vengono da un lato a ricordare un San Maurese bellariese che ha onorato tutta la nostra comunità per l'impegno e la dedizione ad una causa veramente importante, insomma, perché in quei tempi non era facile, come si evince dal libro, che ringrazio l'autore, veramente piacevolissimo e veramente molto molto interessante, un libro anche che ha una grandissima ricerca, un grandissimo studio. Ecco, però ci restituisce un pezzo di comunità, un piccolo pezzettino di memoria della nostra comunità, e credo che sia questo che stasera abbiamo voglia di ascoltare e di raccontare. E però questa memoria deve essere anche memoria di una tragedia, di un tragico evento che è successo in quegli anni. E questa dell'Olocausto e il ricordo del sacrificio di milioni e milioni di ebrei credo sia estremamente importante, perché affinché queste tragedie possano non più accadere nel nostro tempo. E dico questo perché l'impegno dell'amministrazione è un impegno importante su questo tema, e soprattutto nei confronti dei giovani, perché crediamo che la memoria vada, come dire, restituita in modo particolare ai giovani. Allora sosteniamo come Comune di San Mauro tutti i giovani di quarta superiore, che frequentano la quarta superiore, che vogliono andare a visitare i campi di concentramento col treno della memoria. E questa è un'esperienza molto importante, molto interessante, un'esperienza che qualche anno fa ho accompagnato anch'io i ragazzi, e credo che questa memoria sia importantissima, ma visitare quei luoghi, visitare quei luoghi di questa tragedia, diciamo così, si ha proprio la percezione, ti entra proprio dentro al sangue
la grandiosità di questa tragedia, la sproporzione di questa tragedia, l'enormità di questo crimine che è stato fatto nei confronti dell'umanità. Ecco, allora accompagnare e dare ai giovani questa testimonianza, questa capacità di fare memoria e di ricordare, significa costruire, cercare di costruire una società dove questo non possa mai più veramente accadere. Chiamerei Daniele Gasperini, che è il presidente di Sanmauro Industria, che è l'associazione culturale. Benvenuti a tutti, sono davvero contento di questa grande partecipazione per questa serata, dedicata a Giorgetti, il primo giusto degli italiani. Sanmauro Industria, che ho l'onore di rappresentare, è un'associazione culturale pubblico-privato dedicata alle eccellenze di San Mauro, quindi alla grande valorizzazione della poetica pascoliana, tutta la parte letteraria, tutta la matrice proprio dedicata al sommo poeta e all'industria calzaturiera, quindi all'altro prodotto di punta del Made in Italy, dell'artigianalità e di quello che sappiamo fare meglio. Lega insieme le grandi industrie di San Mauro, calzaturiere, che sono Sergio Rossi, Pollini, Giuseppe Zanotti, Casadei e CBR Textile e quelli pubblici, che è il Comune di San Mauro Pascoli, che è Cerca. Quindi ringraziamo. Io su S. Giorgetti è una storia, cioè non è una piccola storia, è una storia immensa, pazzesca. Non la conoscevo e quindi quando mi è venuta, cioè quando me l'hanno raccontata con Miro, che è il direttore creativo di Sanmauro Industria, abbiamo subito pensato di promuoverla, organizzarla e sponsorizzarla. E facendo delle ricerche su S. Giorgetti, mi sono appuntato due cose che vorrei collocarlo sul significato di cosa vuol dire giusto. E il termine giusto è tratto dal passo del Talmud che afferma: chi salva una vita salva il mondo intero. E questo è umanamente un valore esagerato. Rispecchia questi soggetti, rispecchia una storia che può essere quella di ognuno di noi, tutti noi potremmo essere questi soggetti, lui l'ha fatto, e quindi questo riconoscimento, questa eredità va portata avanti. Oggi noi lo divulghiamo, lo portiamo a conoscenza di tutte queste persone, voi pubblico presente, e come è il ricordo ebraico che deve essere un ricordo attivo, perché loro l'Olocausto l'hanno vissuto, ma l'hanno vissuto fino ai tempi di millenni fa. E hanno collocato e costruito il memoriale dell'Olocausto, dove c'è un albero che è stato piantato e piantumato in onore di Ezio Giorgetti nel Yad Vashem, se mi sbaglio, e che vuol dire monumento e un nome. E questo è il premio dei giusti, un monumento e un nome, un ricordo attivo per i posteri e per le nuove generazioni. Sanmauro Industria, quindi chiudendo, promuove l'eccellenza sanmaurese. Ezio Giorgetti è una storia che è un'eccellenza sanmaurese. Dentro c'è tutto un reparto culturale, sociale, umano, tutto quello che vogliamo. E questa qui è pura poesia, alla pari di quello che presentiamo tutti gli anni. Quindi vi ringrazio, buona serata. E questo ci dà l'occasione di riportare la lancetta molto molto indietro e di ricordare un personaggio sammaurese raccontato da Mino Giovagnoli in un bellissimo libro che si chiama Esapatin Dalchesi, che è la Giana de Fouran. La Giana de Fouran è un personaggio che è intimamente legato a Ezio Giorgetti. Era la sua mamma, esattamente, grazie alla suggeritrice, che peraltro è una molto legata a Ezio Giorgetti, è la mamma di Ezio Giorgetti, e che aveva il forno a San Mauro. E Mino Giovagnoli, che in questo libro ha tracciato un affresco in poesia e non un saggio, della San Mauro di quel periodo, le ha dedicato un ritratto molto molto forte, molto
molto, come posso dire, leggero e nello stesso tempo importante, socialmente forte, che in qualche modo prefigura quello che poi ha fatto suo figlio. Un'attenzione agli altri, una dimensione sociale. Io ve la leggo, spero che tutti quanti, insomma, capiate il dialetto di San Mauro, che è praticamente uguale a quello di Bellaria, gli tocchi sono quelli lì. Io ve la leggo. La giana de fouren. De temp la gran miseria, non fradel, anavimi nienca un sold prepaem. E la giana de fouren, la gneva sa di foia certa sala, la fila longa debi, de par de, mois par mois. I foi i carsoiva, i samuceva, tu una gran matassa. Lì la intacheva su una guieda cucini, come coudi di una cumetta. E un dè era vinto una stressla longa, satotchi scaraboccia no marturt, scret sul lapis la peuta totarò. E pu, pianin pianin, si era fatto un rotal che curoiva tra i fileun e al pagnotti. Un tursel che pseva e che steva dritto come un monumento la piazza. E allora la giana, pansemma chi fradel neu de creu, la iaccia pe la braseda clabala kerta e la la botta tra il fiambi de fora. Ecco, leggo la traduzione, vero? Perché qualcuno non avesse compreso il messaggio sociale di questa cosa. Nel tempo della grande miseria, noi fratelli non avevamo neanche un soldo per il pane, e la Gianna del Forno segnava su dei fogli di carta gialla quella fila lunga di debiti, giorno per giorno, mese per mese. I fogli crescevano, si ammucchiavano in una grande matassa, lei li attaccava con una gugliata di filo cucinini, come code di un aquilone, e un giorno erano diventati una striscia lunga con tutti quegli scarabocchi di numeri torti scritti con una matita dalla punta tutta rotta. E poi piano piano si era fatto un rotolo che correva tra i filoni di pane e le pagnotte, un rotello che pesava e che stava dritto come un monumento da piazza. E allora la Gianna, pensando a quei fratelli nudi e crudi, ha preso in braccio quella balla di carta e l'ha buttata nelle fiamme del fuoco. Ecco, questo, se qualcuno non avesse capito, insomma, il significato, insomma, chiarisse bene che in qualche modo la Gianna de Faun ha fatto un po' come suo figlio, ha aiutato il prossimo. Ecco, così, senza nulla chiedere, e adesso comunque questo lo approfondiamo. Però prima di andare avanti, vogliamo consegnare alla figlia qui presente e alla sorella, che purtroppo non ci può essere, appunto la pergamena a consegnare. Chiamerei Mauro, Giuseppe e Primo. Grazie. 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 Io avevo parlato con suo figlio, grazie. E passiamo invece al protagonista, assieme a Ezio Giorgetti, della serata, che è Emilio Drudi, che è qui di fianco a me, che insomma viene da Roma e ha fatto questa lunga ricerca. Io ricordavo perché venne anche a intervistare mio babbo nel 2008 su questa vicenda, soprattutto in riferimento a uno dei personaggi, non tanto a Ezio Giorgetti, che peraltro mio babbo conosceva bene, anche se era più giovane, ma al segretario Giovanetti di San Mauro, che ha un altro ruolo, eccetera. Allora, Emilio Drudi. Emilio Drudi è giornalista, è stato vice caporedattore della cronaca di Roma del Messaggero, e si è dedicato nella sua lunga vita a ampie ricerche sulla Shoah, sulla Resistenza e su questi temi nel suo territorio e altrove. E ha scritto questo libro che noi oggi riproponiamo 14 anni dopo la sua uscita, ma insomma
Perché? Beh, perché pensiamo che, come dicono quelli che parlano molto raffinati, sia un evergreen, un qualcosa di sempreverde o qualcosa del genere, no? E lo è. Allora, io però comincerei a sentire lui stesso che però abbiamo capito, e qui torniamo un po' a una piccola forma di provincialismo, che è originario di queste terre. Lui adesso fa il romano, sta a Roma, insomma, fa quello della capitale, però in realtà suo babbo e sua mamma erano di queste terre. La mamma, dico bene, era di Bellaria e il babbo di Cesenati. Questi a un certo punto partono, lui nasce qua, a Bellaria, credo, e poi finisce nel Lazio e rimane lì, è rimasto lì. Però, perché ritornare a questa vicenda del nostro territorio? C'è una ragione biografica? Le radici hanno significato qualcosa? Insomma, com'è stato questo ritorno in Romagna? Grazie di avermi invitato, vengo sempre molto volentieri partecipare a questo genere di incontri, che credo che stiamo parlando di un tema fondamentale per la nostra società e la nostra democrazia. In realtà dalla Romagna non mi sono mai allontanato del tutto. Io trascorrevo le mie estati in Romagna praticamente dalla fine di maggio alla fine di settembre, allora le scuole cominciavano in ottobre. Venivo a Bellaria, dove erano i miei zii, i miei nonni, ma di questa storia non avevo mai sentito nulla. Poi ho capito perché non avevo mai sentito nulla, perché Giorgetti non ne ha mai parlato. Giorgetti, quando io ho avuto modo di parlare poi con la sua famiglia, ha sempre detto che era una cosa che si doveva fare, e lui l'aveva fatta, tutto lì. Era la cosa giusta da fare. Come ho scoperto questa storia? Io sono sempre stato affascinato dalla storia degli ebrei. Ero capo redattore delle pagine regionali del Messaggero quando il giornale ha aperto delle redazioni in Romagna. Un collega che era stato mandato da Roma in Romagna ha trovato un libro che è intitolato Gli ebrei in Romagna. Conoscendo il mio interesse per questo genere di argomenti, me l'ha regalato, la prima volta che è venuto a Roma me l'ha portato. E io ovviamente, incuriosito, ho cominciato a studiarlo e sono andato a cercarmi i luoghi della mia infanzia, Cesenatico, cioè Bellaria. E a Bellaria ho trovato mezza pagina che parlava di Ezio Giorgetti. E Ezio Giorgetti conosceva mio zio si chiamava Giovanni, era un bambino che affittava i Mosconi, e conosceva Giorgetti, io l'avevo visto diverse volte, ma mai avrei immaginato che dietro c'era una storia di questo genere. E quindi ho detto, bisogna che cominci a scavare, a capire cosa è accaduto, a raccontare questa storia. E ho cominciato a fare ricerca. E più facevo ricerca, più questa storia mi sembrava addirittura fantastica per quello che veniva fuori. E allora ho avvicinato la famiglia, innanzitutto di Giorgetti, poi via via altri testimoni, ho fatto ricerche di archivio, sono stato anche in Israele a cercare i sopravvissuti e alla fine è venuto fuori questa storia fantastica. Sembra quasi una fiction per come si è sviluppata, invece è la realtà, è proprio la realtà. Ed è una realtà costruita da personaggi comuni che hanno avuto però la forza di non voltarsi dall'altra parte. Questo è il punto. Di vincere l'indifferenza. Ed è questo il valore, il messaggio che viene da Giorgetti e dagli altri giusti. Da Giorgetti, dal maresciallo Carugno. Sembra quasi un mandato del destino, no? Questi due personaggi si incontrano e sono complementari l'uno all'altro. Giorgetti decide di aiutare quando scopre, dopo una settimana, 10 giorni, che questo gruppo di persone che ospitava nell'albergo erano ebrei. Quando lo scopre si pone, ora cosa facciamo? No? Aveva appena aperto l'albergo, aveva 2 bambine piccole, quindi i rischi erano tantissimi. E si rivolge a chi? Si rivolge al suo amico maresciallo Carugno,
che era il maresciallo comandante della stazione di Bellaria. Allora Giorgetti, distinto, vuole aiutare queste persone. Carugno è, come dire, la mente più razionale. Carugno, si scoprirà dopo, già aveva aderito alla resistenza, era rimasto al suo posto di maresciallo, quindi uno potrebbe pensare che fosse un collaborazionista, perché in questa zona c'era la Repubblica Sociale. Invece è venuto fuori che ha aiutato i soldati italiani sbandati che passavano da queste parti, mettendo a rischio la propria vita, perché i tedeschi ovviamente volevano arrestarli, fermarli, per deportarli in Germania. Io ho parlato con la figlia maggiore del maresciallo Carugno, che mi ha raccontato, dice, ma io vedevo questi soldati, ero bambina, vedevo questi soldati ogni tanto capitavano a casa e poi sparivano, non sapevo spiegarmi, ma io ho capito quando sono cresciuto. Ed è venuto fuori che Giorgetti è quello che ha fornito le armi alla prima banda partigiana di Bellaria. Quindi quando poi Giorgetti va da lui a chiedergli consiglio, dice io a casa ho una trentina di persone, ho scoperto che sono ebrei, consiglimi come dobbiamo fare. E poi lui dice guarda ce l'ho otto anch'io, perché i suoi carabinieri avevano trovato due famiglie in due momenti diversi alla stazione di Bellaria, l'avevano portato in caserma e il maresciallo Carugno, anziché denunciarli o arrestarli, li aveva nascosti. Quindi quando Giorgetti va a dire ne ho 30, dice ce ne ho 8 anch'io, uniamoli, e tutti quanti sono confluiti poi nell'allora Hotel Savoia, oggi Hotel Bristol, anzi Albergo Savoia, che non si poteva usare la parola hotel. No. E da quel momento inizia questa storia fantastica. Infatti si fermano a Bellaria fino a novembre inoltrato, e poi sono costretto ad andare via da Bellaria. Perché? Perché in un albergo, proprio accanto all'allora albergo Savoia, i tedeschi aprono il comando di piazza. E quindi era pericolosissimo, no? Queste persone ospitate nell'albergo Savoia non avevano documenti, sarebbe bastato fermarne uno per scoprire tutti quanti. E allora cosa fa Giorgetti insieme a Carugno? Prende in affitto una pensione, che era chiusa in quella stagione ovviamente, a Igea Marina, la pensione Esperia, che era, oggi non c'è più, era vicino al porto, dalla parte di Igea Marina. Li porta lì, ma essendo chiusa la pensione, ovviamente avverte durante il giorno non deve uscire nessuno, la pensione deve rimanere chiusa, altrimenti si scopre, no? Dopo si può uscire solo di notte e comunque non si devono vedere luci, nulla. Quindi una situazione estremamente precaria, tanto più che queste persone continuavano a essere senza documenti. Come si procurano i documenti? Che era un passaggio fondamentale, no? Per essere un po' più al sicuro. Se li procurano perché attraverso conoscenze appunto di Ezio Giorgetti, si rivolgono a Bellaria al segretario comunale Giovanetti, con una sola N, che era un socialista di Pisa finito qui come segretario comunale, che gli dà una certa quantità di carte d'identità e di carte annonarie, che erano essenziali perché le carte annonarie erano quelle che servivano, la famosa tessera, no? Però non erano sufficienti, perché non può dargliele tutte? Perché se fossero scomparse più di 30 carte d'identità tutte insieme dal comune di San Mauro, si sarebbe saputo, no? E allora lo stesso a Giovanetti, insieme a Giorgetti, si rivolgono al commissario del comune di Savignano, che era il papà della fidanzata del fratello di Ezio. E anche questo commissario mette a disposizione una certa quantità di carte d'identità in bianco e di carte annonarie in bianco, che poi verranno compilate direttamente da Giorgetti, anzi a scrivere sarà il fratello di Giorgetti, perché ricordo bene, aveva una bella calligrafia, sì. e quindi poteva... Calligrafia da burocrate. Sì, sì. Il punto era poi, però mancavano i timbri. E allora cosa fanno? Tramite un ospite di Giorgetti, che era originario di Barletta, vanno a Milano da un falsario, gli fa un timbro del comune di Barletta,
perché Barletta? Perché Barletta in Puglia ed era nella zona già liberata dagli americani, quindi se fossero stati fermati nessuno avrebbe potuto fare quei controlli direttamente al comune. Comunque la situazione lì alla pensione Speria era comunque molto precaria, tanto più che i tedeschi occupano tutta la zona del porto perché temono che Bellaria possa essere la base di sbarco dietro la linea gotica, così come era stata la base di sbarco Anzio dietro la linea Augusta. E allora si propone la stessa situazione di pericolo che c'era, si era verificata prima all'hotel all'albergo Savoia. E Giorgetti, tramite conoscenze, riesce a trovare rifugio in un casale della tenuta d'Orlonia ai capanni di San Mauro, proprio qui sul Rubicone. Sì. Sì. Restano lì, è il momento più duro, da quando vanno lì fino a quando si spostano, perché queste persone pensavano di poter attraversare l'Italia e superare la linea Gustav per andare nella zona liberata, ma si rendono conto che non ce la fanno, non è possibile. E quindi cominciano a perdere la speranza. E c'è un passo bellissimo di questa storia, al Capodanno del 1944. Giorgetti si rende conto della disperazione di queste persone. Allora gli manda un biglietto di auguri sulla carta intestata del suo albergo, in cui ribadisce che è a disposizione di queste persone. Gli dice: voi siete gli amici più cari che ho e io farò di tutto perché questa storia possa venire bene. È scritta anche con alcune sgrammaticature, però quanto cuore c'è in quelle poche righe. Ed è quello il messaggio fondamentale, questo non voltarsi dall'altra parte. È tutto in quelle righe lì. Tutto il resto è conseguenza di questo sentimento, di questo pensiero. Queste persone sono così disperate, in particolare queste persone riescono, sono fortunate perché hanno due leader molto importanti, molto bravi, che sono l'avvocato Neumann e il genero di questo avvocato, che è Joseph Conforti, che diventa poi amicissimo di Ezio, mentre Neumann è più in consonanza con il maresciallo Carugno e con il farmacista di Bellaria, il dottor Olivi. E proprio in questo momento, in questo frangente, che Neumann comincia a scrivere un memoriale. Il memoriale è scritto ovviamente in serbo-croato, la loro lingua, in cui racconta tutto quello che è accaduto da quando sono scappati da Asolo e sono arrivati a Bellaria e poi via via. E questo memoriale poi finirà nella cassaforte della farmacia di Olivi, perché quando alla fine sono costretti ad andare via anche da Bellaria nel maggio del 44, dove essere stati tre mesi all'albergo Italia vicino alla stazione. Questo memoriale viene consegnato a Olivi con un indirizzo di Gerusalemme, con la preghiera da parte di Neumann di consegnare, se fosse successa qualche cosa di brutto all'intero gruppo, di consegnare, di far avere quello scritto a chiuso in una busta alla persona indicata all'indirizzo a Gerusalemme. Come diventa Neumann amico di Olivi? Diventa amico di Olivi nei mesi che trascorre dalla fine di gennaio fino al maggio a Bellaria, di nuovo a Bellaria, all'albergo Italia, trovato insieme dal Ezio Giorgetti e dal maresciallo Carugno, che si fa garante delle persone che le avrebbero mandate. Cioè il maresciallo va direttamente al proprietario dell'albergo Italia e dice: guarda, Giorgetti ti porterà delle persone di cui io mi faccio garante, quindi ospitali lì. Perché proprio l'albergo Italia vicino alla stazione? Perché era l'unico aperto, ed era rimasto aperto perché era l'albergo che serviva da base di passaggio per gli ufficiali tedeschi e gli ufficiali fascisti che passavano, si dovevano fermare alcuni giorni in questa zona. Quindi paradossalmente questo intero gruppo di 30 persone, perché 8 nel frattempo si erano allontanate per altre vie, vivono fianco a fianco con gli ufficiali nazisti e gli ufficiali repubblichini.
stesso impegno. Sempre con la copertura di Giorgetti, che stipula una specie di contratto col proprietario dell'albergo Italia. Dice, guarda, io riporto queste persone, sarò io a pagare per l'alloggio, il vitto di queste persone, poi loro pagheranno me. Tu intanto sappi che io garantisco e pago io, volta mese per mese, volta per volta. E questo è un passaggio importante, perché non a caso, quando poi verrà istruito il procedimento per la proclamazione di Giorgetti come giusto tra le nazioni, il primo italiano tra le nazioni, ci è detto esplicitamente, lo dice Giuseppe Conforti, che Ezio ha fatto quello che ha fatto del tutto disinteressatamente e addirittura anche aiutando quando serviva finanziariamente l'intero gruppo. Quindi come vedete una dedizione totale. Poi a maggio Bellaria viene totalmente evacuata dai tedeschi, sempre perché ormai temono che ci sia imminente uno sbarco. È proprio in quell'occasione che viene distrutta la flotta peschereccia di Bellaria, che era una flotta molto importante, viene fatta saltare completamente tutta quanta dai tedeschi. E dove vanno? E ancora Ezio Giorgetti, attraverso uno zio della moglie di Libia, che trova un rifugio a Madonna di Pugliano, sulle colline della Valmarecchia. Questo zio della signora Libia, che io ricordo bene perché era il macellaio di Bellaria, Giannetto, era il macellaio dove i nonni o gli zii mandavano a comprare la carne, che io me lo ricordo benissimo. Questo signore, allora c'erano le macellerie con i banconi alti, no? E io ragazzino ero sotto questo bancone che neanche lo vedevo. Bene, questo Giannetto, che si procurava il bestiame nelle campagne, aveva scoperto che c'era una villa nobiliare a Madonna di Pugliano vuota. Giorgetti riesce a convincere il proprietario dell'albergo Italia a trasferire di fatto l'albergo in questa villa. Tanto si sarebbero dovuti tutti partire, no? Anche tutti gli abitanti di Bellaria. Sì, sì. Allora dice, riapriamo, facciamo la stessa cosa che stiamo facendo in Albergo Italia con queste persone in questa villa. E questa villa vengono portate anche parte delle cucine, ad esempio, dell'albergo. E perfino un pianoforte, perché la moglie del proprietario dell'Albergo Italia suonava il pianoforte e si ostina a voler portare anche il pianoforte su a Pugliano. Che succede? Succede che i tedeschi, dopo circa un mese poco più, requisiscono anche questa villa, inizialmente per farci un ospedale di retrovia della linea gotica e poi per farci un deposito di munizioni. E a quel punto devo andare via anche da lì. Allora dove vanno? Vanno a Pugliano Vecchio, che è un buco di paese, saranno una ventina di case, giù nella vallata, a poco più di un chilometro da Madonna di Pugliano. Mesi o poco più che erano stati lì nella villa, e andare per tutte le persone del gruppo, andare al paese era il posto dove socializzare. Lì c'era l'osteria, c'era lo spaccio, ricordate i vecchi spacci di una volta, no? Si rimaneva tutto, dal sale al vino, il pane, la pasta, le mollette per i panni e così via. Quindi andavamo lì e avevano sempre una serie di amicizie, no? Quando avevano bisogno, ricordavano sempre a Giorgetti e a Carugno. In un'occasione particolare, ad esempio, uno di queste persone viene fermato dai carabinieri di San Leo, e questi non sanno più che fare, ci si scoprono, e che fanno? Chiamano il maresciallo Carugno, il quale monta in motocicletta, va fino a San Leo, va alla caserma di San Leo e dice, guardate, queste persone garantisco io per loro. E da quel momento i carabinieri di San Leo si sono disinteressati di questo gruppo. Quindi vedete come questa catena, no? Si ha continuato per mesi. L'ultimo periodo queste persone lo trascorrono a Pugliano Vecchio, dove le famiglie di Pugliano Vecchio, ciascuna di queste famiglie, o quasi tutte queste famiglie, prendono ciascuna un piccolo gruppo di queste persone, una famiglia, due o tre persone e così via.
e restano lì senza che la popolazione del villaggio, del borgo, sapesse che erano ebrei. Pensavo che fossero sfollati, come si erano sempre presentati, no? Sfollati da dove? Da Barletta, come dicevano i documenti. E quindi restano lì fino alla liberazione. Qualcuno in verità comincia a sospettare che erano sfollati un po' strani, intanto perché non tutti parlavano italiano, no? O parlavano italiano con accento strano, loro attribuivano, sì, ma è perché vengono dalla Puglia, dalla Barletta, però insomma, conto avere l'accento pugliese o conto avere... E poi soprattutto, siccome di tanto in tanto dovevano approvvigionarsi di carne, di e questi, ricordo di aver parlato con un signore che all'epoca era un ragazzo e si era messo a fare la corte a una ragazza del gruppo, a Ruth, la nipote di Neumann. Dice, ma io mi stupivo perché sai, in Romagna mangiamo il maiale come... No? Da noi il maiale è la cosa... Questi non volevano mai il maiale, dice, ma come mai non vedono mai il maiale? Dice, poi quando l'ultimo giorno della liberazione, quando arriva una pattuglia di soldati inglesi accompagnati da un gruppetto di partigiani e c'è una grande festa a Pugliano, nel piazzale centrale del borgo, sono Neumann e il genero, il Conforti, che dicono, ma noi in realtà siamo ebrei, voi avete nascosto 30 ebrei. E quindi... E da quel momento poi, ecco, è palese, poi andranno a Rimini, poi nell'Italia meridionale, molti finiranno in Israele e si concentrano tutti in un unico piccolo villaggio, ora è più grande, ci sono stato, ma allora era proprio poche case, che si chiama Givat Samuel, cioè San Samuele. E il municipio di questo villaggio ha dato la cittadinanza onoraria ad Ezio Giorgetti, proprio per quello che ha fatto. Come diventa Ezio Giorgetti il primo giusto italiano? Per caso, lui non si era mai preoccupato di far sapere quello, anzi, era piuttosto schivo. Un'estate capita che un ex soldato della Brigata Palestinese, che ha combattuto proprio in questa zona, la Brigata Palestinese è stata una di quelle che hanno contribuito a sfondare la linea gotica qui nelle montagne vicino a Brisighella di là. No. Capita, decide di fare un viaggio della memoria, vuole ripercorrere i posti dove ha combattuto, dove ha perso diversi compagni, fino al cimitero di Piangipane, vicino alla villa. E si ferma casualmente proprio nell'albergo di Giorgetti, che nel frattempo aveva cambiato nome, era diventato l'Hotel Bristol. Giorgetti non ci poteva più, giustamente. Quando sa dalla registrazione dei documenti che questo signore veniva da Israele, e si dice, ah, lei viene da Israele, e io ho degli amici in Israele. Cioè, come fa a avere degli amici in Israele? E gli racconta così per suo amicare, ma sì, sono persone che ho aiutato durante la guerra, le ho ospitate, e finisce lì. Questo signore, quando torna in Israele, va a cercare le due persone che gli aveva indicato Ezio, cioè l'avvocato Neumann e Joseph Conforti, il genero. E gli chiede, ma è vero che una persona, sono stato in Italia, una persona... Quello sicuro è vero. E gli raccontano tutta la storia. E allora questo ex militare dice, ma questo allora perché non lo proponete al Tribunale dei Giusti? Perché è una persona che merita di essere proclamato giusto le nazioni. Il Tribunale dei Giusti era stato istituito appena 2 o 3 anni prima. Perché era stato istituito? Ricorderete tutti che nel 60-61 era stato arrestato Eichmann in Argentina e in Israele si fece il processo che si concluse con la condanna a morte di Eichmann. Israele, istituendo insieme all'Unione Hashemi del Tribunale dei Giusti, a che cosa mirava? Mirava a dimostrare che Israele era sì rigoroso nei confronti di chi aveva perseguitato gli ebrei, ma era altrettanto pronto e rigoroso nel riconoscere chi invece aveva aiutato gli ebrei. E non è un caso che a presiedere il Tribunale dei Giusti venga chiamato lo stesso giudice, Moshe Landau, che era stato presidente del
tribunale che aveva condannato Aiko. Un giudice di un rigore inimmaginabile. E quindi tutte le proposte venivano esaminate dettagliatamente, nei minimi particolari, vengono chiamati tutti i testimoni. Oggi, a quanto mi dicono amici israeliani, è molto più semplice, diciamo, è di, per certi versi fa comodo che ci siano tanti giusti, insomma. Ma allora addirittura viene messa in discussione l'assegnazione del titolo di giusto a Schindler, sì, proprio in quegli anni. Ed ecco perché questo rigore così ferreo. E questo tribunale dei giusti nel 64 conferisce a Ezio Giorgetti, primo italiano, il titolo di giusto tra le nazioni. Perché solo Giorgetti e non anche Carugno, che pure ha agito in tandem con Ezio? Perché né Neumann né Conforti sapevano che si potevano proporre più persone. Pensavano si può proporre una persona. Allora scelgono Ezio Giorgetti con il quale erano stati più in contatto, più in sintonia. Appena poi scoprono Neumann e Conforti che si poteva proporre anche un'altra persona per lo stesso episodio, propongono, come giusto, anche il maresciallo Carugno, che infatti nel 74, 10 anni dopo, viene proclamato giusto anche lui. E la cerimonia per Ezio si è svolta direttamente a Gerusalemme, dove è stato piantato a suo tempo un carrubo. Poi la zona dove è stato visto questo carrubo è stata occupata per fare il monumento per i bimbi vittime delle Shoah, quindi è stato spostato e è stato messo al posto del carrubo un pino, che io ho visto, ho raccolto anche delle pigne sotto questo pino. Sì, un pino adesso? Sì, ora è un pino, sì. Proprio perché nella zona dove era inizialmente questo carrubo ora c'è il mausoleo dei bambini vittime della Shoah, che è una cosa agghiacciante, bisogna andarci a vedere per capire. Carugno invece la cerimonia si svolgerà a Rimini, nel frattempo Carugno era morto, e si svolge una cerimonia a Rimini nel palazzo dell'Arengo, alla presenza ovviamente dei figli. E quindi è una storia che parte come storia romagnola, ma una storia universale. Io ho sempre sostenuto che non esiste una storia con S maiuscola, perché la storia universale è una storia locale. Io sono convinto che la storia ci passa sotto casa tutti i giorni, sa noi riconoscerla e decidere se rimanere in casa o scendere e entrare nella storia. Beh, Giorgetti e Carugno sono entrati nella storia. Ed è questo il grande insegnamento che ci viene. Questo è il grande insegnamento dei giusti. Non deve essere un alibi, perché purtroppo molto spesso la presenza di tanti giusti in Italia è diventata un alibi per mascherare le enormi responsabilità che ha questo paese nella persecuzione degli ebrei. Questo è il punto. Allora, partiamo da lì. La sindaca diceva occorre partire da qui perché questo non accadrà mai più. A questo serve la memoria. La memoria ha senso se diventa assunzione di responsabilità. Che significa? Mi hanno molto colpito due giorni fa le parole della senatrice Segre, che ha detto: la gente è stanca, si annoia a sentire parlare della Shoah. È vero. Perché? Perché questo appuntamento con la giornata della memoria è diventata una routine. Cioè si fa perché si deve fare, senza capire qual è il significato profondo, o senza voler approfondire per capire che cosa significa. Questo è il punto. E la senatrice era fortemente preoccupata, perché diceva: se già oggi ci sono gli ultimi testimoni, siamo a questo punto, cosa accadrà?
quando anch'io me ne sono andata, perché ormai che io posso pensare di vivere in eterno e gli altri. Ed è la stessa preoccupazione che io ho sentito dalla bocca, per esempio, di Piero della Cina e da altre testimonianze. E allora cosa accade? Accade che dobbiamo essere noi a diventare la voce della sofferenza, dell'esigenza di verità raccontata dai testimoni che hanno vissuto sulla propria pelle quello che è accaduto. Questa persecuzione terribile, questo crimine enorme, il più grande crimine contro l'umanità. Come? Facendo la memoria un'assunzione di responsabilità. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo cercare di capire perché è accaduto questo, in che contesto, chi sono i protagonisti. Se facciamo questa analisi ci accorgeremo che la Shoah non viene per caso. La Shoah arriva al termine di un percorso che dura 2000 anni. La Shoah è figlia del pregiudizio nei confronti degli ebrei, che è l'ultimo anello di una catena enorme che purtroppo non si è ancora spezzata. Questo è il punto. La Shoah non ci sarebbe stata senza la partecipazione attiva di milioni di persone. Non ci sarebbe stata senza l'indifferenza di un numero di milioni di persone ancora superiore. La Seneca diceva Auschwitz, anch'io ci sono stato. Sapete qual è una delle cose che mi hanno colpito di più? I fogli dell'archivio. Ho trovato a un certo punto una serie di fogli. Chi ha la mia età se lo ricorderà, la carta velina, quelle che si mettevano nelle 3, 4, 5 fogli delle macchine da scrivere con la carta carbone per avere con un'unica battuta 4 o 5 copie dello stesso documento. Ma ho trovato questi fogli di carta velina con dei nomi e dei numeri incolonnati, precisi. Ed era terribile pensare che ognuno di quei nomi era una persona uccisa. È terribile. Allora il dattilografo che ha scritto quei nomi dice: ma io non stavo alle camere a gas. Ho capito, ma tu facevi parte del meccanismo, della catena di montaggio della morte che sarà messa in piedi. Se non ci fosse stata questa collaborazione, questa partecipazione o questo voltarsi dall'altra parte, la Shoah non ci sarebbe stata. Ecco la loro lezione. E purtroppo oggi assistiamo di nuovo a questi fenomeni. Pensate a quella signora che è andata a Predappio con una maglia nera, il disegno stilizzato dell'ingresso di Birkenau ad Auschwitz, e sotto la scritta Auschwitzland, come se stesse parlando di Disneyland. Vi rendete conto? Ma come si fa a banalizzare una tragedia come quella di Auschwitz e della Shoah con una battuta di quel genere? E mi chiedo, come hanno fatto i giudici ad assolverla, quella persona? Come hanno fatto? Aspettiamo le motivazioni di questa sentenza, che è ignobile. E è una sentenza che ha colpito. Io sono diventato amico di Daniel Vogelmann, il direttore della Giuntina, che mi ha pubblicato a bontà sua un paio di libri. E la sera che è uscita la notizia della soluzione di questa persona, mi ha chiamato al telefono e mi ha detto: Emilio, ma che tempi bui. Ogni volta c'è una notizia cattiva, brutta. La notizia brutta di oggi è questa qui. Ma come si fa? Cosa risponde uno come Vogelmann, la cui famiglia è stata distrutta ad Auschwitz? Cosa gli risponde? Se non che noi dobbiamo trovare la forza di resistere comunque, di perpetuare la voce di questi testimoni che raccontano questo orrore, per partire da lì. Per farla finita con questa banalizzazione e per rompere questa catena della costruzione del nemico nel diverso. Gli ebrei sono stati disumanizzati e siccome non erano più umani potevi far di loro quello che volevi,
Questo è il principio. Ma guardate che gli italiani hanno partecipato attivamente a questo, anzi hanno cominciato prima. Le leggi razziali del 38 sono precedute dalle leggi razziali che noi abbiamo introdotto nelle colonie, in particolare in quello che veniva chiamato l'impero dell'Africa orientale italiana, che sono praticamente la fotocopia, cioè le leggi anti-ebraiche sembrano la fotocopia dei provvedimenti che noi abbiamo preso in Africa. Ed è terribile. Noi in Africa abbiamo introdotto un'apartheid terribile. Abbiamo introdotto il principio che i figli di un italiano e di una signora africana non potevano essere riconosciuti dal padre. Il padre non poteva dargli il nome italiano, doveva disconoscere. Perché? Perché c'è scritto nella motivazione della legge che i meticci devono essere respinti nella condizione di nero nativo, perché è un'offesa alla stirpe. Questo hanno fatto gli italiani. Chi ne parla? E se noi non facciamo i conti con tutto questo, con tutto quello che hanno significato le leggi razziali e poi la partecipazione italiana alla Shoah, partecipazione attiva, e allora questo terribile meccanismo della costruzione del nemico nel diverso, costruzione del diverso e considerare il diverso un nemico e addirittura disumanizzarlo, beh, non finirà mai. Questo è il punto. Non finirà mai. E lo vediamo, ad esempio, nel negazionismo che acquista sempre più forza. Cos'è il negazionismo? È il compimento dell'azione di Hitler. Hitler voleva cancellare completamente anche la memoria degli ebrei che consideravano il cancro dell'umanità. Non parlare di quello che è accaduto, negare quello che è accaduto, significa completare quest'opera. E significa per molti versi rivalutare quel regime. È questo che vogliamo? Questo è il punto. Su questo bisogna riflettere. E questa stessa differenza, questa costruzione del nemico nel diverso, non solo l'abbiamo perpetuata nei confronti degli ebrei, ma ci siamo costruiti mille altri di questi immaginari, contro i Rom, ad esempio. I Rom, che non dimentichiamolo, sono morti in 800.000 nei campi di sterminio nazisti, 800.000. Nei confronti dell'Islam, noi parliamo dell'Islam sempre parlando di terroristi. L'Islam è una galassia enorme. E allora andiamo a vedere cos'è l'Islam. Ci sono anche dei fondamentalisti, certo che ci sono, ma mica è l'Islam. O i migranti e i rifugiati. Noi abbiamo disumanizzato i rifugiati con tutta una serie di norme, di leggi, per cui li respingiamo come se fossero... Un nostro ministro è arrivato a parlare di questi qui come carico residuo. Carico residuo. Parliamo di persone, come carico residuo. Tutto questo deriva dal fatto che non abbiamo mai fatto i conti con il nostro passato. Ecco il compito e il significato della memoria. È questo che vogliono dire personaggi come Piero Terracina, che ha fatto un discorso memorabile in occasione di una giornata della memoria al Senato, che ha un discorso che ha concluso con queste parole, grosso modo: c'è la stessa indifferenza che io nel 38 ho vissuto sulla mia pelle quando mi hanno cacciato da scuola, la vedo oggi sulla pelle di quei ragazzi che vengono a chiederci aiuto con i barconi e che noi li buttiamo in mare. Non è un caso che a contestare la politica dello Stato di Israele nei confronti dei rifugiati siano stati per primi i superstiti della Shoah, che hanno organizzato una grande manifestazione di fronte al Parlamento, alla Knesset, a Gerusalemme, per dire che loro sapevano bene cosa significa essere profugo e trovare tutte le porte chiuse, e quindi si ribellavano all'idea che Israele chiudesse le porte di fronte a rifugiati che venivano dall'Africa e che
chiedevano lo stesso aiuto che loro avevano chiesto quando erano ragazzi in Europa. Ecco il significato della memoria. Allora, o facciamo di questo il significato, il valore di questa giornata, oppure non ha senso. È meglio neanche celebrarla più. Cioè, deve essere una cosa banale. Sempre più spesso io nelle scuole, io frequento spesso le scuole per questi e altri motivi, e ci sono dei professori che sono molto convinti di quello che fanno. Ma mi dicono che ci sono sempre più colleghi che dicono: ma accidenti, pure quest'anno tocca fare questa giornata della memoria. Allora che senso ha farlo? Che senso ha farlo in questi termini? Meglio non farla, no? Allora gli diamo, o gli diamo il significato vero per costruire davvero un futuro diverso, oppure smettiamola, perlomeno saremo meno ipocriti. Ecco il punto. Ed è questo il valore dei giusti. Lo accennavo prima. L'Italia si è sempre trincerata dal fatto che è il paese che ha il più alto numero di giusti. Quando io ho scritto questo libro erano poco più di 400, ora sono poco più di 550, 600. Nel frattempo in 10 anni sono aumentati. Noi abbiamo sempre detto: ma sì, è vero, abbiamo fatto legislazione, ma la legislazione mica le voleva in questo paese. Tant'è vero che abbiamo un sacco di giusti, più di tutti in Europa. Questo paese, accidenti, se l'ha voluta la legislazione. Pensate all'università. Nel 38, nell'ottobre del 38, quando vengono allontanati da tutte le scuole e dalle università gli studenti, il personale e i docenti, non c'è nessuno che si opponga. Parliamo dell'università, dell'elite di questo paese. Chi si è rifiutato di andare a prendere il posto del collega ebreo cacciato solo perché è ebreo? Solo uno. Solo Massimo Bontempelli, lo scrittore, a cui fu proposto di andare a coprire la cattedra di letteratura italiana a Firenze al posto del professor Mumigliano. Massimo Bontempelli ha detto che lui non si sentiva andare a sostituire una persona del valore di Mumigliano, allontanato solo perché è ebreo. Ma solo Massimo Bontempelli, in tutte le università italiane. Allora, vuol dire che proprio l'elite di questo paese l'ha accettata questa legge. E quanti hanno approfittato del fatto che sono state vietate con legge razziale tutta una serie di attività agli ebrei? E si sono impadroniti di aziende a 2 lire. C'è stato anche chi si è suicidato per questo, come un editore di Modena che si è buttato dalla Ghirlandina, proprio per denunciare queste cose. Allora partiamo da qui se vogliamo davvero che questa giornata abbia un significato e se vogliamo davvero dare voce, come chiede la Segre, come chiedono tutti i sopravvissuti della Shoah, a quel dolore, a quell'esigenza di verità e di giustizia che i testimoni hanno scelto come missione. Chiunque di questi ha parlato, io sono sopravvissuto per poter poi raccontare e testimoniare. Ecco il punto. Se non partiamo da qui, allora sarà inutile celebrare la giornata della memoria. Grazie. Di Emilio Druti, oltre che entrare nel merito del libro, ha allargato la prospettiva alla memoria e in qualche modo all'attualità, e quello è il senso. In fondo il concetto di responsabilità è fondamentale. Finché ognuno di noi non risponde, responsabilità deriva dal latino risponde o rispondo. E insomma, qui non andiamo da nessuna parte. D'altra parte, come diceva, io non è che faccio le postille, le chiose a Druti, ci mancherebbe, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto. Purtroppo in Italia i conti col fascismo non li abbiamo fatti. E adesso si vede. Sono stati fatti male, malissimo. Adesso non sto a commentare quello che sta succedendo, chi è il presidente del Senato, eccetera, eccetera. Le conosciamo tutti, però purtroppo per una serie di ragioni i conti non sono stati fatti e questo si riverbera, come diceva prima Luigi, su questa idea secondo la quale gli italiani non hanno perseguitato l'ebreo. Ma stiamo scherzando?
nel 38-39 gli italiani erano in gran parte, come ha detto benissimo, persecutori di ebrei, approfittavano. Questa che gli italiani hanno, non erano antisemiti, è una balla colossale. Gli italiani nel 38-39 erano in gran parte fascisti e antisemiti, però questa è una storia che non si può raccontare. E è questo che bisogna fare. Poi dal 43-44 le cose sono evidentemente un po' cambiate. Però è questo che noi dobbiamo fare. Conti e la festa della memoria è un'occasione importante da questo punto di vista. Dico solo una cosa, a corroborare un po' quello che diceva prima Drudi, che non ne ha bisogno, peraltro, ripeto. Benito Mussolini nel 38 fa un discorso famosissimo nel periodo a Trieste. Cosa dice Benito Mussolini? Lo dice lui. Lui dice che il razzismo è connaturato al fascismo, alla faccia di quelli che dicono se Mussolini non avesse fatto le leggi razziali allora. Non è vero. Le leggi razziali, le razziste, non razziali, razziste, sono il fascismo. Il fascismo senza razzismo non esiste. E lo dice Mussolini stesso dicendo, guardate, l'ha detto prima Drudi, che noi, a che 38, già negli anni 20, la differenza razziale l'abbiamo fatta in Africa. La discriminazione, dice Mussolini, l'abbiamo fatta lì. Rivendica questa cosa. Non crediate che noi, come dicono alcuni deficienti, cito testualmente, abbiamo seguito qualcun altro, cioè i tedeschi. Noi li abbiamo preceduti. Questo lo dice Mussolini nel 38. Però poi questo, per una serie di ragioni che adesso non possiamo... Quindi, insomma, questa festa della memoria e tante altre feste, come il 25 aprile, che adesso, insomma, viene sempre più compresso e insomma, vagamente snobbato neanche tanto, eccetera, eccetera, vanno riprese, non come momenti celebrativi che, francamente, hanno un poco senso, vanno ripresi per farne un insegnamento sull'oggi. E l'oggi è anche quello che si diceva prima, perché come dice benissimo in un passo iniziale di Se questo è un uomo, Arrigo Levi, dice guardate che il dramma e il pericolo più grande è nel momento in cui un popolo si costruisse un nemico. Questo hanno fatto i fascisti, questo hanno fatto i nazisti e questo qualcuno cerca di fare adesso. E chi è il nemico? Sono i migranti, sono i poveracci migranti che sono il nemico additato. E c'è qualcuno che costruisce un nemico. Questo non lo dice Miro Gori, che non conta niente, lo dice Primo Levi, che insomma è un'autorità assoluta in questo campo. Bene, detto questo che mi sentivo di dire, perché sono stato, come posso dire, coinvolto moltissimo dall'intervento di Drudi, vi voglio anche ricordare, però voglio dire due parole su questo libro. Voglio dire semplicemente questo, che la storia è toccante, ma soprattutto è una storia che si legge, come posso dire, nonostante la drammaticità del tema, è un racconto, non fraintendetemi, voglio precisare, che si legge come un romanzo, ma non è un romanzo. È una storia vera, documentata, ci sono anche le note, naturalmente, che dicono quali sono i documenti, però è talmente forte, talmente drammatica, talmente narrativamente, come posso dire, sciolta, che alla fine ti prende, da un lato, in questo che più o meno lui ha raccontato tutto, quindi adesso il libro lo dovete prendere lo stesso, perché se no non uscite, quindi non... Però insomma, è una storia che va assolutamente nella direzione in qualche modo opposta, vorrei dire. Racconta dei drammi, delle cose terribili, orrende, l'orrore e il male assoluto, però nello stesso raccontandolo bene ci prende e ci... Insomma, si legge, come posso dire, bene. Quindi, in qualche modo, come si dice un pezzo, sì, ci fa un po' soffrire, però nello stesso tempo è una bella lettura. In quei tempi io avevo 3 anni, quindi ho dei ricordi, ma vaghi. Quello che ho sentito parlare mio padre, mia madre,
nelle serate che ci incontravamo così con altri amici. Posso dire che mi ha sempre affascinata questa cosa e ho avuto il piacere di incontrare Buchi, Neumann, sono venuti diverse volte in casa, quindi ho avuto il piacere di vedere che erano, non so come posso dire, come della famiglia erano. E mi abbracciavano quando potevano, mi abbracciavano. E io allora queste cose non me le ricordavo. E loro hanno sempre detto, con tuo padre abbiamo avuto un contatto che non abbiamo trovato da nessuno. E hanno dato il nome al primo figlio, Ezio, questo qui è Buchi. E lui mi disse che Ezio voleva dire luce, sì, luce. E questa cosa mi ha commosso veramente. Bene. Bene. Cioè, vorrei che prima di ridare la parola a voi, Emilio Drudi ci raccontasse un po' di più invece dei Salvati. No, intanto una chiosa a quello che ha detto la signora Giovanna. Questo rapporto tra i Salvati, appunto, e chi li ha aiutati è un rapporto indissolubile. Io l'ho trovato anche in altre occasioni. Per esempio, io ho scritto la storia anche di un partigiano, capo di una piccola banda nell'Agro Pontino, all'Agro di Sez, sotto le colline Lepine, che ha salvato 18 ebrei, appunto della piccola comunità di Sezze, nascondendoli nel suo casale. Lui era un mezzadro. Lui, mettendosi d'accordo con altri mezzadri della zona, perché erano 18, tutti nel suo casale non ci sarebbero entrati. Beh, quelli che lui ha salvato hanno stabilito un rapporto con questa persona che è magnifico. Io ho avuto modo di parlare con alcuni di loro, in particolare con due fratelli che si chiamano Spagnoletto, di cognome tipico della comunità ebraica romana. E loro non parlavano di Quirino Ricci, questo signore si chiamava Quirino Ricci. Ogni volta che me ne parlavano dicevano zio Quirino, perché erano diventati come di famiglia. Diceva, questa famiglia Spagnoletto vendeva tessuti e faceva i mercati settimanali in vari centri dell'Agro Pontino. Quando facevano i mercati nella zona di Sezze, Pontini e Latina, non tornavano a casa a Sezze, si fermavano a mangiare sempre da zio Quirino nel dopoguerra. Quindi pensate che il rapporto stretto di sangue tra queste persone. Ed è la stessa cosa che ha raccontato la signora Giovanna. Allora tra loro c'è questo strettissimo legame. Ma alle stelle non hanno mai fatto venire fuori nulla. Anche questo Quirino Ricci, per tirare fuori qualche parola dalle figlie, nel frattempo quando io ho scritto questa storia era morto anche Quirino, e quelle mi hanno sempre detto, ma papà di queste cose non voleva mai parlare. Quando noi lo stimolavamo perché veniva magari Peppe, Giuseppe, Spagnoletto a casa, lo stimolavamo a raccontare, lui diceva, ma che ho fatto? Ho fatto quello che ritenevo giusto, basta, è passato tanto tempo ormai. Eppure, invece, che cosa grande hanno fatto. Ed è importante sentirsi appagati dell'azione che hanno fatto, in sé per sé. È un esempio di etica, secondo me, enorme, altissimo. Fare la cosa giusta perché ritieni che è giusta. Punto. Questo è il messaggio che dobbiamo ascoltare dai giusti. Questo è il punto. Ed è questa purtroppo una cosa che si è perduta. Oggi andiamo a pubblicizzare tutto. Basta un'unghia e immediatamente diventa
sul web, sulla rete e così via, si hanno fatto quello che hanno fatto e hanno detto non abbiamo fatto praticamente nulla. Poi mi dicevi, se ci racconti qualcosa, sì, dei salvati, in fondo abbiamo parlato degli italiani, pochissimo. Ma questo gruppo di ebrei, una centina di ebrei, erano ebrei slavi di Zagabria, che scappano da Zagabria quando nell'aprile del 40-41 arrivano le truppe italiane, tedesche e poi si insedia il governo fascista Ustascia di Ante Pavelic, che introduce immediatamente, una delle prime cose che fa questo governo, introduce le leggi razziali e apre dei campi di concentramento, campi di sterminio anche lì. Allora questi scappano nella zona italiana, dove c'erano sì le leggi razziali promulgate, ma che erano, diciamo, delle esecuzioni meno dure, gli ebrei venivano internati. E a un certo punto la zona di Spalato, dove questi scappano, era la fascia della Dalmazia occupata dagli italiani, diventa piena di questi internati. Allora il comando militare li smista, li manda molti nelle isole della Dalmazia, un grosso concentramento c'era a Corcula, che è una delle isole più meridionali, vicino a Dubrovnik. Altri vengono mandati a Rabba, quella che noi chiamiamo Arbe, che invece è più a nord, verso l'Istria. E chi capita ad Arbe poi passerà quello che passerà. Altri vengono mandati in Italia. Questo gruppo faceva capo a Conforti e a Neumann, viene mandato ad Asolo, dove restano fino a quando? Fino all'8 settembre del 43, quando c'è il crollo dell'Italia, c'è la resa dell'Italia, e immediatamente Neumann intuisce che il pericolo grosso sarebbe cominciato da quel momento. E allora pensa come scappare. In questo periodo trascorso ad Asolo, Neumann e Conforti erano diventati molto amici della contessa Nobildonna di Asolo, che andava a villeggiare all'hotel Miramare, l'hotel del papà di Ezio, dove aveva conosciuto il fratello minore di Ezio, no? Che probabilmente faceva la corte a questa contessa, no? E quindi questa contessa scrive una lettera, gli accompagna una lettera di accredito indirizzata appunto al fratello di Ezio, per dire questi sono i miei amici, vedi se li puoi ospitare nell'albergo. E loro infatti quando arrivano a Bellaria cercano l'albergo di Ramare, non l'albergo Savoia. L'albergo Savoia non sapevano nemmeno che esistesse. L'albergo Savoia era stato aperto proprio quell'anno, in quella stagione estiva, da Ezio e dalla moglie Libia. Il papà di Ezio non accoglie queste persone. Comincia a dire che l'albergo era ancora pieno, che la stagione... Insomma, o forse sospetta qualche cosa. E quindi dice, andate più giù verso Giamarina, può darsi che trovate. Questi risalgono sul camion con cui sono arrivati da Asolo fino a Bellaria e si avviano verso Giamarina. Ezio viene a sapere di questo gruppo e lì per lì pensa, come pensavano tutti, che fossero degli sfollati. Allora va dal fratello e dice, ma come? Arrivano 28 persone erano in quel momento, poi ne arrivano altri due, no? 26 persone, poi ne arrivano altri 4. E tu sai che io ho appena aperto l'albergo, ora sto chiudendo che la stagione sta finendo, perché non me l'hai detto, le ho ripresi io? Allora li insegue in bicicletta, passando per Viottoli, no? Riesce a raggiungere il camion, si ferma e dice, guardate che se volete potete essere ospitati nel mio albergo. E quindi li riporta indietro. L'albergo, l'attuale Bristolo, allora Savoia, è proprio accanto al Miramare. Proprio c'è una piccola recinzione come confine. Li riporta lì, li ospita e poi comincia tutta la storia di cui vi ho detto. Neumann in particolare era uno dei capi del movimento sionista di Zagabria ed era uno degli avvocati più in vista di Zagabria. Conforti era un commerciante, aveva negozi, commerciava in pellami e
cose di questo genere, ed era anche lui molto conosciuto a Zagabria. Io nel libro pubblico una foto cui si vede che è una famiglia borghese, borghesia elevata, danarosa, e quindi le feste, perché improvvisamente si vedono crollare il mondo addosso, devono scappare e c'è tutta questa vicenda, eccetera, di cui loro sono protagonisti, non io. Io al massimo sono un testimone. Sì, il raccontatore. Bene, allora. Mi interessa il racconto che faceva Giorgetti quando ti relazionava a te della storia. Io non ho parlato direttamente. Mai. E con Ezio Giorgetti io non l'ho mai parlato direttamente, perché io quando ho scoperto questa storia nel libro che mi avevano regalato, ero già abbastanza adulto, insomma. Mentre Giorgetti l'ho conosciuto quando ero ragazzino. Il racconto diretto di Giorgetti lo sanno. Certo, io dicevo, ho frequentato moltissimo il. Di buchi. E poi ho trovato. Buchi, ho trovato i memoriali sia di Conforti, sia quello di Neumann lasciato alla farmacista. Questo è già una storia in sé, questo è il memoriale lasciato al farmacista, perché Neumann, quando nel momento in cui è più disperato, che sono ai capanni di San Mauro e fa questo memoriale, no, lo fa a Bellaria, ma nel momento in cui proprio si rende conto che non ce la faranno mai ad arrivare nell'Italia meridionale, e lo affida al farmacista, racconta quello che è accaduto, e la parte finale dice appunto, fa capire appunto che non sa. Si sarebbero potuti salvare. Quindi sono questi i documenti che io direttamente ho trovato, più tutta una serie di testimonianze, più per la storia generale ovviamente ricerche di archivio, negli archivi all'Istituto per la storia della Resistenza a Rimini, a Ravenna, a Forlì, anche, e così via. A Bellaria in comune. C'è tutto anche a Bellaria. E quindi ho raccolto tutti questi documenti e, mettendo insieme le testimonianze, i documenti, certo, quello che trovavo negli archivi e così via, è venuto fuori un quadro enorme di quello che era la Romagna all'epoca, no? Tant'è vero che io poi accenno ad altri episodi, per esempio la strage di Bagnacavallo, la strage dell'aeroporto di Forlì, che in questo contesto matura la storia. Cioè, e perché ho citato queste storie collaterali? Per far capire qual è il clima, l'ambiente in cui hanno operato Giorgetti e Carugno, per far capire com'era drammatica la cosa, perché per esempio anche a Bagnacavallo arriva una trentina di persone e non se ne salvano solo uno o due. E Giorgetti Carugno non ha mai scritto memorie? No, questo anche io no. Solo sì, ma neanche tanto, perché tutti mi hanno detto, cioè, ma lui non parlava ma mai. Ma Carugno, non si parlava nemmeno di Carugno prima, sì, sì. Non si diceva ma di questa storia non si è mai parlato, cioè, per quello che stupisce. Perché questa storia Bellaria avrebbe potuto fare un elemento della sua identità, no? E invece è passato. Sì, è vero che hanno dedicato due aiuole. Un'aiuola Bellaria. Perché il mio. Mauro farebbe. È assurdo, no? E rientra in quel concetto che dicevo prima, no? Ci rendiamo conto di quello che è accaduto, del valore di queste testimonianze, proprio per sottolineare come non si può restare indifferenti. Io dico sempre che i giusti sono i testimoni della legge di Antigone. Perché Antigone? Antigone disobbedisce alle leggi e seppellisce il fratello, Polinice, che aveva combattuto contro Tebe, contro la sua città. E quindi per questo, secondo la legge, non poteva neanche essere sepolto e doveva essere il suo corpo lasciato a marcire, ad essere divorato dagli animali e così via. Antigone che fa? Seppellisce contro la legge il fratello. E allora viene arrestata e viene condannata. E le chiedono, ma perché? E lei risponde, io ho fatto queste cose non perché ci sia una legge umana che lo imponga, anzi, la legge umana imponeva il contrario. E nemmeno una legge divina. Io ho fatto queste cose con quel senso di giustizia che ciascun uomo ha dentro di sé. E quindi non potevo sottrarmi a questa legge suprema. Questa è la lezione dei giusti.
Questo è il punto. Questo dobbiamo sottolineare. È questo che fa in modo che questa abitudine perversa di costruire il diverso e di costruire il nemico, come stiamo facendo? Quando io sento dire prima gli italiani, e già abbiamo costruito dei nemici. Come sarebbe prima gli italiani? I diritti sono diritti. I diritti umani uno ce li ha semplicemente perché è nato. La nostra Costituzione cosa dice all'articolo 2? Che la nostra Repubblica riconosce i diritti umani sanciti dalla Carta Internazionale dei Diritti dell'Uomo. Riconosce, non li conferisce, non li può conferire, perché sono connaturati alla persona. E questo dicono i giusti. Ma noi oggi stiamo facendo il contrario, in molti casi. Già dire prima gli italiani significa creare un muro, creare una barriera. C'è chi conta di più, chi conta di meno. Che è la stessa mentalità che ha guidato il nostro esercito nella guerra in Abissinia o la guerra nei Balcani. Teorizzato dai principali antropologi che c'erano all'epoca. Livio Cipriani, l'antropologo leader dell'Università La Sapienza di Roma, questo teorizza, che gli abissini erano inferiori spiritualmente, razzialmente, e quindi li disumanizza. E contro quelli allora si può fare tutto. E noi facciamo una guerra che, secondo gli italiani, avrebbero provocato 10-15 morti. In realtà, secondo le statistiche degli storici africani, almeno 350.000. E secondo gli studi che stanno facendo, sono almeno 500.000. Dai 500 ai 600.000. Cioè tanti quanti sono gli italiani morti nella prima guerra mondiale. Ed ammassati come? Con i gas, con i bombardamenti sistematici anche nei piccoli villaggi, uccidendo indiscriminatamente chiunque capitava. Questo l'hanno fatto gli italiani in Africa. E c'è voluto del Boca per cominciare a scoprire questa pentola. Ma tuttora noi troviamo dei libri in cui si afferma che noi siamo andati lì a portare la civiltà. Io ho avuto una polemica forte un paio d'anni fa, quando Asmara, la capitale eritrea, è stata proclamata patrimonio dell'UNESCO. Giustissimo. È una città bellissima, io non posso andarci in Eritrea, diciamo non sono gradito. Ho visto però che qual è il centro di Addis Abeba, che è simile ad Asmara. Ed è bellissimo, ci sono delle architetture futuriste, razionaliste, di una bellezza incredibile. Cioè quella che era la casa degli italiani, all'interno, ha una scala a chiocciola, che se tu ti metti sotto, sembra quasi che ti tiri su. Bellissimo. Ma perché erano queste città? Erano le città dell'apartheid, erano le città per i bianchi, solo per i bianchi. Eppure c'è chi ancora che è andato a portare la civiltà, a costruire le città, a costruire le strade. Allora, quando Asmara è stata proclamata patrimonio dell'UNESCO, io che mi occupo molto dell'Eritrea, sono stato felice. Io collaboro col coordinamento Eritrea Democratica che combatte l'attuale regime. E allora ci siamo rivolti al Politecnico di Milano e all'Università di Siena, che sono le due università italiane che hanno fatto gli studi su Asmara, che poi ha portato a questa proclamazione. È giustissimo che questa città venga riconosciuta, ma attenzione, una città è il luogo dello stare insieme. Prima di essere fatta di palazzi, strade, eccetera, è il luogo dello stare insieme. Come si sta insieme? Ad Asmara, quando c'erano gli italiani, questo bisogna andare a scavare, questo bisogna dire. Allora, città italiana in Africa, sicuramente, ma qual era la società che noi abbiamo costruito in Africa, in quelle città, in quelle terre? Nel momento in cui si parla di patrimonio dell'UNESCO non ti puoi sottrarre a queste domande. Queste sono le domande a cui dobbiamo dare risposte. Non ce le siamo neanche poste. Non se le posta il Politecnico di Milano, non se le posta l'Università di Siena.
meno che mai se ne sono posti i nostri politici. Questo è il punto. E torniamo sempre lì. Se non facciamo i conti con il nostro passato, con le nostre radici, non facciamo a costruire un futuro diverso. Questo è il punto. Io voglio chiedere una cosa a questo punto, però in particolare all'amministrazione comunale, San Mauro Industria, a Miro Gori. Io credo che il primo italiano che ha avuto l'onore di essere nel libro dei giusti a Gerusalemme meriti un interessamento per poter sviluppare uno sceneggiato. Non mi piace chiamarla fiction, però anche 2 mesi fa hanno andato in onda, mi sembra, su Canale 5, una fiction in 2 puntate di una signora che ha salvato diversi ebrei. Perché non ci si attiva a livello di San Mauro per fare qualche cosa? Il primo italiano, ragazzi, non è che è stato il secondo, il primo. E poi la storia vincente, quello che ha raccontato Emilio, la rincorsa di Esti in bicicletta che mi raggiunge sul fiume Uso, la Libia Maioli che viene a prendere le carte di identità a San Mauro Pascoli e le nasconde in una sporta di quelle vecchie di plastica rigide sotto delle erbe, che viene fermata in un posto di blocco. Insomma, se viene fermata e i tedeschi razzano nella sporta, sono tutti morti. Invece lei è scesa con la bicicletta a mano, gli hanno fatto segno pass e lei è passata. Cioè, ci sono delle cose in questo libro veramente molto belle. L'ultima, poi, il viaggio della figlia del dottor Olivi, la Laura Olivi, nel 94 a Gerusalemme con la lettera, e trova, poi lo leggerete nel libro quello che trova, però è anche quella una storia bellissima. Quindi, secondo me, ci sono, bisogna solo attivarsi, trovare un finanziatore. A me viene in mente un nome, noi qui abbiamo Pupi Avati che ha fatto diversi film sulla Romagna, festa di laurea, una gita scolastica su Bologna, così, altre cose di questo tipo. Perché non inviargli il libro in lettura con una breve relazione e dire guarda, leggilo e poi facci sapere. Secondo me merita. Grazie. Grazie Mauro. Venendo qui, parlando con Emilio Grugli, gli dicevo guarda, questo libro è un film, però il problema qual è? Che un libro è un libro che si fa facilmente, l'autore lo scrive, trova un editore, un film è una cosa molto molto complicata, però il suggerimento, allora, per come la vedo io, è stato il mio lavoro quello, mi sono sempre occupato di cinema, è una faccenda complicata. Però nessuno toglie che, secondo me, sia San Mauro Industria si possono fare parte attiva, per esempio con Pupi Avati. Pupi Avati lo conosco molto bene, quindi possiamo raccontargli questa storia. La memoria non serve averla per un solo giorno. La memoria la dobbiamo avere per sempre.